Buonasera e ben ritrovati, bentornati a Mondo Amaranto, la nostra trasmissione ormai dedicata al calcio femminile amaranto, al settore giovanile dell'Arezzo. Partiamo subito parlando all'inizio, come sempre, di calcio femminile amaranto. Abbiamo il responsabile del settore giovanile, Omar Neri, che saluto. Salve, buonasera. Siamo ormai alla sosta finita, ma siamo curiosi anche dopo aver adesso rifatto il punto sulla prima squadra che domenica tornerà a giocare allo stadio comunale alle ore 15 con la Fortitudo Mozzecane. Parleremo, siamo curiosi di sapere anche di questo settore giovanile, sicuramente in crescita anche per i numeri, sentiremo da Omar come vanno le cose. Allora, io partirei però dal passo indietro, ritorniamo sul recupero di campionato amaro contro le Milan Ladies, che dunque si conferma un po' una bestia nera anche per quello che era accaduto all'andata. Ne avevamo parlato varie volte con la sconfitta sul campo, il ricorso inizialmente vinto dall'Arezzo e poi invece purtroppo le cose non come, sono andate. Come usa in federazione? Sì. Le regole sono un po' così, volanti, sì. No? Diciamo volanti, c'è un feedback forse. Vabbè, ci siamo. Purtroppo fatte le regole e poi gabbato lo santo, come sempre. Tra l'altro, secondo me, in un modo nemmeno tanto corretto, perché comunque in Coppa Italia erano stati tolti 3 punti a, non mi ricordo chi, se alla Lazio o meno, che secondo me quando una regola viene applicata fa legge, però evidentemente sì, hanno trovato, ci diceva, trovano gli escamotage, esatto. Sempre in tutti i modi. Ricordiamo che era la regola delle sostituzioni, esatto, ci fu una violazione nelle interruzioni, esatto. E come ci ha detto Elettra, però è stata data tra virgolette la responsabilità all'arbitro che avrebbe sbagliato ad annotare, certo. Cioè sarebbero state 4 e non 3 le interruzioni. Una zecca carbugliata. Allora, vediamo, questo era successo all'andata, al ritorno invece, questa era la giornata che si doveva recuperare, quelli sono i risultati di gennaio, poi c'è stato questo, esatto. 0-1 che appunto si è materializzato ad Arezzo, una partita anche sfortunata. Rivediamo allora la sintesi con Riccardo Buffetti. Buonasera e ben ritrovati amici sportivi, appassionati di calcio, da Riccardo Buffetti e Arezzo TV, insieme per seguire un'altra gara dedicata al calcio femminile. Infatti, nonostante il campionato di Serie B sia praticamente fermo per la sosta, oggi Arezzo Calcio Femminile deve recuperare un'importantissima gara risalente alla 12ª giornata, la prima di ritorno contro la squadra del Milan Ladies, diretta avversaria per la corsa salvezza. L'ultimo incontro giocato dalle ragazze di Mister Bonci è arrivata la sconfitta a Ravenna, che ha rallentato lo score della squadra amaranto. Sicuramente Razzolini ha perso un tempo di gioco nel cercare di servire una compagna, ha provato a fare tutto da sola, l'azione si è conclusa in 1-1, a Ferrazza che sbaglia l'intervento di testa e regala il gol del vantaggio al Milan. C'è stato il traversone da distanza da parte di Dugo. Ferrazza non si è intesa con Antonelli, il suo colpo di testa si è trasformato in autorete. Dunque, quando siamo al 9° minuto nel corso del primo tempo, il Milan passa in vantaggio grazie a un'autorete di Ferrazza. Parte Simeone sul primo palo della zona di Aterini, la palla che sfiora la rete, ma c'è il tocco da parte di un difensore del Milan e dunque sarà nuovamente corner per l'Arezzo. Fa centrarsi Casula, ancora il tocco per Razzolini. Razzolini prova a girarsi, ancora Razzolini, entra di rigore, Razzolini, calcio di rigore, calcio di rigore per l'Arezzo, calcio di rigore per l'Arezzo, nettissimo e bravissima Razzolini a conquistarlo. Arriva adesso anche l'incitamento da parte del pubblico di casa. Simeone contro Groni, la concentrazione da parte del centrocampista offensivo dell'Arezzo contro il portiere del Milan. Parte Simeone, la traversa, controbattuta di Simeone, gol! Il gol di Simeone, ma attenzione, attenzione. C'è qualcosa che, ha annullato il gol perché Simeone ha colpito la traversa, poi la palla è tornata in campo e Simeone è andato a ribatterla. E non poteva effettuare il secondo tocco Simeone perché ha preso la traversa, ha preso. E dunque è come se avesse calciato 2 volte il rigore. Rete annullata. E si rimane sull'1-0 per il Milan, grandiosa occasione sprecata. Simeone,
battuta verso il centro, ci prova Razzolini, traversa, ma che traversa ha preso Razzolini, porta stregata questa parte, in questa partita porta stregata per l'Arezzo. Attenzione a Gramolelli, il tocco verso Merigo, posizione regolare, il cross al centro, attenzione all'intervento di Longoni da dietro in anticipo su Mencucci, che per poco non trova il gol del raddoppio. Passaggio sbagliato, ancora Mazzini per Baracchi. Dai e vai ancora con Simeone. Zeghini in mezzo a tre, ancora Zeghini, prova ad andarsene. Simeone in sinistro, la parata da parte di Groni. Adesso arrivano le occasioni e le giocate. Bravissima Simeone in questo caso a provare il sinistro. Triplice fischio e arriva la vittoria da parte del Milan. Grazie a autorete, messa a segno al nono minuto del primo tempo, un'autorete che ha sancito la sconfitta dell'Arezzo in questo recupero contro una diretta avversaria, contro il Milan. Nelle prossime gare l'Arezzo affronterà la Fortitudo Monzecane al rientro del campionato, che adesso sta effettuando una sosta, e poi giocherà contro l'Inter in trasferta e l'Empoli in casa, quindi tre gare molto difficili aspettando l'Arezzo, che deve prepararsi al meglio, sicuramente meglio di oggi, per cercare di conquistare la salvezza. Siamo quindi dopo partita di Arezzo-Milan insieme a Chiara Tavanti, il presidente dell'Arezzo Calcio Femminile. Chiara, quest'oggi una sconfitta che brucia. Brucia, in questi casi preferisco, guarda, parlare poco e lavorare tanto, quello che stiamo cercando di fare. Noi siamo tutti dalla parte della squadra, delle ragazze, continuiamo a crederci, perché la partita è stata molto bugiarda. Comunque il calcio è anche questo, non dobbiamo mai buttarci giù e andiamo avanti. Noi siamo molto convinti nella nostra battaglia e a maggio se ne riparlerà. Comunque, nonostante il risultato, abbiamo visto un Arezzo comunque che ha creato anche tante occasioni. Cosa è mancato secondo te alla squadra per riuscire a portarsi a casa questo risultato e quelli precedenti? Un po' di fortuna, e nel calcio la fortuna non è che arriva a caso, arriva quando ci sono tanti fattori che girano allo stesso modo. Però dai, credo che sono cambiate tante cose, hanno bisogno del quid in più le ragazze, ce lo devono dare, noi dobbiamo pretendere assolutamente da loro, perché c'è una città e una società che sono qui per loro. Basta, quindi loro devono semplicemente crederci, come io ho detto negli spogliatoi, toglietevi la paura, la paura la tengo io, voi andate e provate a vincere questa guerra. Si può dire, ecco, che effettivamente alcuni episodi non sono girati come potevano girare. Diciamo così, sì, diciamo la sfortuna ha avuto un peso abbastanza importante in questa partita. Poi ovviamente quando si devono affrontare anche partite delicate come questa, la tensione ovviamente fa il suo gioco, no? E poi sbaglio il rigore, prendi una traversa e dopo diventa difficile, no? Poi il gol è un'autorete, quindi abbiamo fatto praticamente tutto noi. Sembrava fosse Arezzo A contro Arezzo B o Arezzo contro Arezzo, perché effettivamente loro secondo me hanno fatto ben poco. Cioè, sono limitati a godere di tutta la nostra sfortuna, secondo il mio punto di vista. Ecco. Questa è la classifica, la vediamo, e quindi anche quello che dicevamo prima sui quei tre punti che insomma rischiano di fare la differenza, perché la Arezzo con tre punti in più sarebbe a pari merito con il Cesena. La situazione, vedete, si è un po' complicata rispetto a qualche settimana fa, quando l'Arezzo con quel filotto di risultati utili praticamente era sostanzialmente uscita dalla zona play-out. Certo. Adesso invece le distanze cominciano a essere importanti, 7 punti per evitare ovviamente il play-out. Ovviamente ai play-out poi ci si può giocare lo stesso. Esatto, quello sicuramente, vista come era la classifica, 7 punti non sono pochi. C'è da dire comunque che le ragazze lavorano, i mister lavorano 4 giorni alla settimana e veramente con grande intensità. I potenziali ci sono assolutamente per raggiungere questa salvezza, io ne sono straconvinto, perché poi stanno lavorando veramente bene con grande impegno.
Quindi no, secondo me questa classifica qua è veritiera fino a un certo punto, ecco, perché comunque il campionato è un campionato di Serie B a 12 squadre, girone unico, che non è più la Serie B a molti gironi come era, diciamo così, quella che ora poi è diventato la Serie C, diciamo così, interregionale. È un girone unico, l'anno scorso essere arrivati al secondo posto, quindi nei primi tre, con 9 retrocessioni, è come fosse una promozione vera e propria, no? È un filtraggio, diciamo. Quindi la categoria è tosta, le squadre sono toste, se la giocheranno secondo me fino all'ultima giornata. Non gli manca niente secondo me per centrare l'obiettivo salvezza. Serve un po' di tranquillità, quello sì, perché ovviamente questa posizione in classifica è un po' di, come dire, un po' di sì, apprensione. Cioè anche, guardiamo avanti, ma dobbiamo guardare anche sotto, cioè sotto a pochi punti c'è il Genoa. Un po' di apprensione, ovviamente, la Genoa. Ci vuole solo tranquillità, entrare in campo con la consapevolezza di avere i mezzi per poter anche raccimolare qualche punto, ma sì, subito da domenica, perché anche se in fortitudine è seconda, comunque lo stadio d'Arezzo non è giocare a Arezzo non è facile, ecco, io ho visto che le squadre non è che si trovano, campo è grande, le tribune mettono in soggezione, perché comunque si va a giocare in dei campi delle volte che lo stadio d'Arezzo un confronto è il Maracanà, quindi anche le tribune fanno il suo, certo. Quindi giocare a Arezzo non è mai facile, quindi si spera anche sul fattore campo. E si spera anche che le ragazze mettano giù veramente una bella prestazione, come sono capaci di fare, come abbiamo visto che sono capaci di fare, perché il 6-1 col Cesena, insomma, è stata una bella, cioè, la vittoria a Genova, quindi le capacità e le possibilità ci sono, vanno solo applicate e messe in campo con sicurezza. Il mister lavorano a pieno regime, quindi Io credo che se la giocheranno fino alla fine, senza nessun tipo di problema. Vediamo allora il quadro di questo prossimo turno. Appunto, l'Arezzo giocherà con la Fortitudo, esatto, che è seconda in classifica, ma sì, a pari merito con l'Empoli, che sarà l'avversario del Genoa, quindi anche il Genoa avrà un impegno non facile. Mentre il Cesena, andiamo a vedere se la vedrà, altrettanto, non, per tutte le squadre che lottano per la salvezza, gli impegni non sono facili. Le prime tre. Quindi è curioso anche questo incrocio del calendario. Esatto. Fermiamo un attimo, poi parliamo di settore giovanile. Tra poco. Di nuovo insieme con Omar Neri, responsabile del settore giovanile dell'Arezzo Calcio Femminile. Finalmente parliamo del mio mondo. Che mondo è allora? È un mondo in espansione, un mondo che negli ultimi, diciamo così, 4 anni, 5, dagli europei in Olanda, ha uno share di crescita del 68%, quindi non c'è, penso, sport in questo momento che possa avere una crescita, che visibilità ancora la dobbiamo raggiungere, perché comunque questo fattore di crescita, se non altro, si spera possa attirare sponsor e attenzioni, come sta succedendo, perché poi comunque adesso il calcio femminile ha sicuramente più visibilità. Il colpo di grazia, o perlomeno la ciliegina sulla torta, secondo me saranno questi mondiali che vedono impegnata l'Italia femminile, che noi ci siamo qualificati, i maschi hanno fatto resto. Quindi speriamo di poter ben sfruttare questo slot, diciamo, estivo, esatto, questa onda, questo slot estivo, come è stato magari in passato per altri sport come la pallavolo. Quindi perché in realtà non è che è uno sport che è in crescita, perché fino adesso è rimasto al 68% per quel motivo lì. Quindi noi ci aspettiamo da sempre una, diciamo così, che si attesti più o meno come può essere la pallavolo o qualsiasi altro sport femminile. Quindi siamo in attesa, purtroppo il nostro retaggio storico in questo non ci aiuta, non ci ha aiutato, se non altro che alla fine la UEFA ci ha minacciato di togliere posti Champions alle squadre maschili, anche la magica bacchetta magica, no? Che ha iniziato questo processo, perché quando si va a toccare i soldi del maschile si blocca tutto. Insomma, la Champions porta qualche soldino nelle casse
delle squadre professionistiche. Il settore giovanile, ecco, dell'Arezzo femminile, come... Allora, il settore giovanile, noi adesso siamo partiti con due formazioni, la squadra giovanissime e la squadra primavera, e poi nell'andare avanti ci siamo così cimentati in questa Under 17, che sono le allieve, perché come magari non lo sapete, però nel femminile le allieve è una categoria che non esisteva. Anziché la maturità agonistica, anziché a 16, viene data a 14, perché appunto manca lo slot dell'Under 17 dell'allieve. Quindi in previsione, che sembra che il prossimo anno partirà un campionato anche per l'Under 17, nella seconda parte abbiamo praticamente scorporato parte delle giovani primavere e parte delle, diciamo, anziane, tra virgolette, giovanissime. Abbiamo creato questa Under 17, dove siamo appunto poi andati la settimana appena passata al Beppe Viola, all'Arco di Trento. E diciamo che ci siamo comportati benino, siamo arrivati quinti. Io ho un torneo che avevo già fatto un paio di volte, delle quali una l'avevamo vinta quando ero a Firenze alla CF, che provengo da quel mondo. La CF, che poi è diventata Fiorentina. E quindi niente, direi che la prima volta che abbiamo partecipato siamo arrivati settimi anche con la CF, quindi essere arrivati quinti, sinceramente, contro squadre che comunque hanno loro un campionato sperimentale allieve già in seno ai programmi regionali come la Lombardia, il Veneto, quindi si parla di squadre, i primi posti erano tutte squadre lombardo-venete, quindi Brescia, Mozzecane, Verona e Fiamma Monza. Quindi abbiamo fatto la finale per il quinto e sesto posto, che abbiamo vinto, quindi io direi che come prima esperienza, diciamo, avendo una squadra fatta da due pezzi di altre, direi che non è male, cioè, nel senso, ovvio che ha un campionato regolare, ha un affiatamento di gruppo, è squadra, certo. Vero e proprio, è quello che poi ha fatto la differenza, diciamo così. E per il futuro, che cosa, in conclusione, che cosa ti... Allora, ti per il futuro, quest'anno potrebbe essere un anno focale e risolutivo, diciamo così, tra virgolette, nel senso che la presidente e la società Arezzo hanno acquisito il centro delle Poggiola. Quindi, diciamo, abbiamo la nostra cantera, sempre tra virgolette, dove possiamo mettere giù un programma, diciamo, un pochino più ampio, perché avere un centro sportivo, credo oggi, per sviluppare un'idea di calcio, che poi può essere... Perché nelle scuole calcio, no, vincono le idee, i metodi e le modalità, le capacità. Quindi, avendo un centro sportivo, è possibile, diciamo così, fare un nostro progetto per poter portare avanti, diciamo così, scuola calcio, che va dai piccoli amici o piccole amiche, lo vogliamo mettere a femminile, lo stesso. Sì. Quindi pulcini, pulcine, esordienti, è unisex, esordienti. Ecco, quindi già inseriamo una parte che ad oggi manca, che ad oggi abbiamo appoggiato in altre società del maschile, perché... purtroppo non avendo un campo nostro, essere sempre, diciamo, un pochino un po' là, e quest'anno dobbiamo ringraziare l'Arezzo per l'accordo, siamo stati insieme alle caselle fino a che poi non siamo trasferiti a febbraio al centro sportivo, quindi i progetti sono lungimiranti, diciamo così. Quindi il prossimo anno scuola calcio sicuramente, proveremo a fare anche quest'Under 17 che per Arezzo, che non è una città, diciamo così, come Firenze, un po' al centro, è un po' decentrata, quindi ovviamente dovremmo fare molto conto su quello che ci dà la provincia, certo, di Arezzo, dove intendiamo comunque pescare molto, infatti stiamo facendo anche dei progetti con la scuola, quindi vediamo un attimo di rinforzare sia la scuola calcio, proprio inserirla dentro, il settore giovanile, rinforzarli con un'ulteriore squadra, quindi si parla sempre di numeri. Per quanto riguarda la primavera, siamo legati un po' all'esito di quello che sarà la cavalcata della prima squadra, perché ovviamente se siamo in un contesto nazionale continueremo a fare un campionato nazionale primavera, allora a quel punto lì
come giustamente l'altra sera mi faceva notare il vicepresidente Tucci, dice il prossimo anno, ora si è capito come funziona, perché primavera nazionale, vediamo di cercare anche qualche altra ragazzina magari che viene da fuori regione per migliorare, diciamo così, il tasso tecnico, eccetera. Idea quantomeno intelligente, però ora bisogna aspettare di vedere come le nostre ragazze della prima squadra riescono a chiudere questo benedetto campionato. Grazie, grazie davvero di questo excursus che ci hai fatto. Sì, un po' veloce perché i tempi, si potrebbe stare qui a ragionare di giorno. Poi ci saranno occasioni che andiamo avanti fino a maggio. Non abbiamo problemi. No, c'è da presentare anche poi, piano piano. Poi tutti. ce la porti qualche primavera. Certo che ve la porto, tre posti li bisogna abbiamo. Bisogna conoscerle. Quando Elettra mi darà il via, va bene. Vi porterò anche tre ragazzi dei nostri settori. Grazie davvero a Don Marneri, bocca al lupo per tutto. E adesso a proposito di Under 17, abbiamo seguito l'Under 17 maschile nell'ultimo weekend, il derby con il Siena è finito 0-3 in favore dei bianconeri, vediamo la sintesi. La partitissima tra l'Arezzo e il Siena, Arezzo a quota 26 in classifica, in caso di successo potrebbe agganciare proprio il Siena in seconda posizione a quota 29, un Arezzo che viene da un filotto di vittorie interessante, 4 vittorie di fila con Pontedera, Pistoiese, Carrarese e Arzachena con 8 gol fatti e uno soltanto subito, quindi i numeri in questo momento sono tutti dalla parte della formazione Amaranto. Perrella all'indietro, Scali, di nuovo Perrella, Cacampo, Perrella apre benissimo per Borgognoni, attenzione ragazzi, Borgognoni, dentro c'è Mignani, Pellegrini, grande intervento qui del capitano dell'Arezzo che ha anticipato l'arrivo di Mignani che poteva essere letale. Gafà al volo, recupero da parte di Gnaccarini. Gnaccarini che gira verso Anselmi, che può scattare. Anselmi la tiene in campo. Ottimo lavoro di Anselmi che se ne va via benissimo a Basilicata. Anselmi in area, ne salta un altro, ci riprova. Resiste Anselmi, grandissima azione! E la palla che colpisce il palo, non è finita. Anselmi la rimette in mezzo. Salvataggio di nuovo. Attenzione che arriva al volo Martelli. Strepitosa azione di Federico Anselmi, è partito in questo costo solitario, ne ha saltati un paio, ha resistito, poi ha concluso la palla che è andata a sbattere sul palo, poi lui l'ha rimessa in mezzo, difende palla Rigò bene, cerca il lancio per Mignani che è partito in posizione regolare, tutto buono, Mignani tutto solo, la conclusione, gol, proprio Mignani ha colpito e il Siena passa in vantaggio, non ha perdonato Mignani. È la terza volta che si è creata questa situazione con lui che parte da dietro e poi velocizza all'ultimo e riesce a partire in posizione regolare e qui è stato anche molto abile, molto freddo, ha battuto con questo diagonale il portiere Migni e quindi il Siena passa 22esimo gol in campionato per Mignani al 27esimo, dunque porta in vantaggio il Siena qui ad Arezzo. Borgognoni lo riserva di nuovo, Mignani limite, non trova il pallone d'altra parte, poi qui allunga per Perrella, conclusione, grandissimo intervento di Migni che evita il 2-0 del Siena, grande parata di Migni, era ammirato proprio l'angolino questo tiro, calcio d'angolo, adesso è un momento difficile per l'Arezzo, Tiberi lascia ad Arigò, controllo di Arigò, prova a superare Baldoni, ancora Arigò, va via Arigò, a fondo di Arigò, ancora Migni, blocca tutto, e poi qui su Mignani che non riesce a rinviare, attenzione a Tiradossi, molto bene qui, attenzione alla perdita dell'Arezzo, lanciato Anselmi, molto bravo Gnaccarini a servirlo, Anselmi prova l'affondo, Anselmi in area di rigore, Anselmi ancora, Anselmi dalla linea di fondo mette in mezzo Tiradossi, non è riuscito a controllarla, neanche a tirare al volo, e allora esce Saventi, fischia l'arbitro Neri, Frattarelli, palla che arriva in area, De Pellegrini anticipato da Scali, ha colpito di testa, poi Gaffà, attenzione al contropiede del Siena, ma c'è Bux, scavalcato però da Gaffà che ha vinto il rimpallo, Gaffà, Mignani, l'Arezzo sta rientrando con i suoi centrali, però adesso è scoperto l'Arezzo tutto solo per Rella, la posizione regolare, Pellegrini chiamava il fuorigioco, non è scattata la bandierina, Arigò, l'Arezzo comunque è rientrato, Arigò, slalom, ne salta due, Arigò a fondo in area pericolosissimo di Arigò che la mette dentro per il gol di Borgognoni. Il raddoppio del Siena, Borgognoni ha fatto però una giocata davvero travolgente, Arigò che è andato via da destra,
L'unico dubbio è che l'Arezzo ha protestato molto sulla posizione iniziale di Perrella. L'Arezzo ha alzato, ha fatto capire che poteva esserci la posizione irregolare di Perrella. La bandierina non si è alzata e a quel punto c'è stato lo svolgimento, la prosecuzione dell'azione, che ha visto con Arigò davvero una giocata travolgente sulla destra. Ha messo poi un pallone morbido casoterra basso per Borgognoni, che dunque ha portato a 2 i gol del Siena. Testini con un buon pallone, va via Gaffà, riesce a toccare per Tiradossi, si libera col destro, la battuta è Marcocci che respinge la pressione dell'Arezzo. Tiradossi qui si era aperto lo specchio della porta per concludere, e c'è lo scatto di Mignani che parte contro 2, Mignani, Sombrero, e poi cerca il lancio per ancora Borgognoni, si stringe l'Arezzo, in questo caso la busta si fa rubare palla a Borgognoni, la ridà Mignani, tutto solo Mignani, destro, fuori, ha schiacciato il tiro, ha graziato l'Arezzo, prova Steccato, controllo di Steccato, corto Anselmi, Steccato, si prosegue Mussi, dalla parte Sestini, tutto solo Sestini, salvataggio, ma c'è fuori gioco, battuto corto, Mignani prolunga, attenzione, palo, e poi ancora il salvataggio di Migni, incredibile sulla battuta di La Rosa, una rovesciata pazzesca di Basilicata che trova un gol straordinario, gol di Basilicata, e qui non si può che inchinarci a questo gesto fantastico dal punto di vista tecnico. Il Siena ha costruito 3 occasioni in una, palo, parata e splendida rovesciata, davvero una rovesciata pazzesca da parte di Basilicata, che trova così, in questo modo incredibile, il gol del 3-0. È arrivato anche il secondo portiere del Siena, Baroschi, a chiedere a Basilicata come ha fatto a fare questa rovesciata, non ci crede neanche lui. 3-0 con questo gol fenomenale per Alessandro Basilicata. Pietro Barontini a battere il calcio di punizione. Palla che arriva in mezzo e l'arbitro fischia alla fine. Va al Siena anche il derby di ritorno nel campionato Under 17 di Serie C. Vince 3-0 contro un lanciato Arezzo. Intanto si accende un parapiglia tra i giocatori. Peccato, perché comunque insomma al di là di come è andata, bisogna trascinarsi in questi episodi. Dunque il Siena è la prima squadra che riesce a vincere in questo campo. L'Arezzo che ha battuto in casa cade dunque contro il Siena. Si interrompe anche la serie di vittorie consecutive, 4 per la squadra amaranto. Diciamo che il Siena alla lunga è venuto fuori il suo livello, soprattutto le sue abilità offensive, ma anche gli altri reparti. Insomma, è davvero sicuramente tra le migliori squadre di questo girone. L'ha confermato quest'oggi Mignani e Borgognoni nel primo tempo, Basilicata con la splendida rovesciata nel secondo, facce scure in casa amarante, evidentemente c'era probabilmente anche il sentore di poter fare magari un altro tipo di impresa. I 3 punti vanno al Siena che sale in classifica a quota 32, Arezzo rimane a quota 26. Tra poco andiamo a sentire la voce di mister Dante Gioacchini. Commissario Dante Gioacchini, partita difficile anche se sullo 0-0 sembrava potersi aprire ad altri scenari. Sì, non è stato un primo tempo buono, anzi non mi è piaciuto, anche perché i ragazzi hanno giocato poco a pallone rispetto alle altre partite. Poi il gol che potevamo fare noi, il gol che hanno fatto loro, spostano poco gli equilibri. Il problema è che non abbiamo giocato a calcio il primo tempo, il secondo leggermente meglio. Infatti poteva anche arrivare un gol, insomma, qualche situazione l'Arezzo l'ha creata. Sì, però se non c'è gioco alla fine soffri sia in fase di possesso che in fase di non possesso, e noi abbiamo un po' sofferto oggi. C'erano anche pochi spazi perché loro comunque occupavano molto bene il campo. No, è una buona squadra, è stato un buon test per capire tante dinamiche della nostra squadra. Sono sempre, a parte il risultato, la vedo sempre in una maniera positiva, nel senso che sono motivi di crescita le sconfitte, e quindi la prendiamo e rimbocchiamo le maniche. Cosa si impara da una giornata come questa? Beh, giochi con una squadra di un buon livello, e abbiamo visto che noi qualcosina ci manca, soprattutto su alcune trame di gioco, e quindi quello che tira fuori da questa domenica è che dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo da inizio anno.
Ultima parte di Mondo Amaranto, allora ci siamo lasciati, abbiamo visto la sintesi della partita dell'Under 17, la sconfitta 3-0 con il Siena, ma domenica scorsa a Romo Ponte come sempre c'era il doppio confronto, quindi anche l'Under 15 che abbiamo qui due rappresentanti dell'Under 15 Amaranto accompagnati da Nicola Lazzaro, dirigente accompagnatore dell'Under 15 e anche della formazione Berretti. Esatto. Benvenuto per la prima volta alla nostra trasmissione, credo che invece voi ci conosciamo già. Ci conosciamo già. Allora, che cosa possiamo dire di questo gruppo? Partiamo direttamente dall'Under 15, che è riuscita però a fare meglio, tra virgolette, dei fratellini maggiori Amaranto, che sono invece incappati in questa sconfitta per 3-0. Possiamo dire che è un gruppo che è cresciuto notevolmente partendo quasi da una situazione nulla, perché all'inizio erano molti ragazzi nuovi, alcuni poi se ne sono via via integrati durante il campionato, allenatore nuovo, dirigenti nuovi, quindi era un po' una scommessa su questo gruppo e sta dando soddisfazioni anche se non in termini di classifica ma in termini di gioco. Abbiamo 6 ragazzi nel giro delle nazionali della loro età, della Lega Pro. Quindi diciamo che nel complesso siamo sia il mister che io e la società molto soddisfatti di tutto, anche del comportamento, una sola squalifica in tutto il campionato. Beh, quindi siamo quasi alla fine. Beh, quindi anche una cosa su cui anche particolarmente tutta la società ci tengo io da ex arbitro di calcio, quindi ho inculcato loro il rispetto dell'avversario e dell'arbitro essenzialmente, perché l'assenza di uno o più giocatori è un danno alla società e alla squadra e non un piacere personale, insomma. Che poi a questa età, insomma, al di là dei risultati, conta soprattutto la crescita, il comportamento, la correttezza. Loro devono crescere fisicamente, devono crescere tecnicamente, devono crescere anche dal punto di vista del comportamento sportivo, perché siamo comunque una società professionistica e dobbiamo avere un atteggiamento da professionisti. E visto anche che, insomma, ci sono state tutte queste novità, era un campionato anche non semplice, perché comunque no. C'è il Ponte d'Era che da anni un po' in tutte le categorie primeggia, evidentemente c'è un lavoro dietro, insomma, importante, ma anche in realtà come Siena, Pisa, Pistoiese sono squadre. Bisogna pensare che Siena e Pisa, pensando di partecipare anche a campionati superiori, avevano attrezzato le squadre in maniera abbastanza consistente. Anche loro comunque hanno una storia. Essendo società già attrezzate, sono arrivati prima su ragazzi svincolati da altre società, di quelli chiaramente di maggior peso tecnico, e quindi erano più avanti rispetto a noi. Noi ce l'abbiamo sempre messa tutta con queste, col Siena non abbiamo persone all'andata e nel ritorno, col Pisa ci dobbiamo ancora giocare, quindi Ponte d'Era anche ha sofferto molto, anche se ha vinto che Arezzo, però loro hanno fatto una prestazione, forse la migliore prestazione di tutto il campionato. Allora, andiamo a conoscerli, vieni pure in piedi, ti chiami? Francesco Tizio. Allora, in quale giochi? Trequartista esterno. Allora, raccontaci un po' questo derby con il Siena. È stato un derby molto sentito, anche per la classifica, e ci è mancato quel pizzico di per far gol. Quindi avete avuto delle occasioni che potevate passare in vantaggio? Molte occasioni. Quindi c'è stata una in particolare che ci vuoi raccontare? Quella più clamorosa? Praticamente il nostro attaccante è partito davanti solo al portiere, invece di tirare è arrivato l'altro difensore e l'ha fermato. E l'andata come era finita? 1-1. Quindi con il Siena comunque possiamo dire che nel derby siete imbattuti. Sì. Quindi questo è giusto, che ci si tiene sempre essendo un derby. C'è qualcosa da ricordare anche della partita di andata? Che non ci hanno dato, l'arbitro non ci ha dato un rigore e abbiamo colpito una traversa quasi all'ultimo minuto. Quindi anche lì meritavate di vincere, insomma. Sì. Ecco. Ma sei un giocatore che un po' protesta quando c'è qualche ingiustizia o riesci a contenere? Qualche volta mi contengo, però quando fanno arrabbiare capita, che d'altronde è come il palo e la traversa, insomma. Ma lui ha preso solo 2 munizioni, mi è sembrato il campionato, quindi coquettissimo, abbastanza tranquillo. Che cosa speri di fare nell'Arezzo? Di giocare per la squadra. È il tuo sogno? Sì. Quindi insomma c'è qualche serie da scalare, però non manca, può mancare, non manca tantissimo. Grazie, andiamo. Da, ti chiami? Duccio Volpi. Allora, tu invece ti ruolo dove? Io gioco centrocampista. Centrale? No. Interno. Interno. Che, com'è stata questa stagione? Bene, abbiamo imparato 9 cose con il mister nuovo e
ci siamo divertiti, abbiamo imparato a giocare a calcio e a comportarsi come si deve e fuori dentro il campo. E questo qui è una cosa importante, anche secondo tutti i dirigenti. E anche in classifica non siamo male, però bisogna continuare a giocare bene e a fare del nostro meglio. Il tuo primo anno all'Arezzo o già venivi dalle altre forme? No, io questo qui è il terzo anno. Terzo anno, qui ormai siete veterani, siete un po' veterani tutti e due. Ecco. E che cosa, in che cosa siete cresciuti di più, secondo te, dall'inizio? Beh, sicuramente mentalità e tecnica. E sicuramente comportamento, perché ci sono delle regole molto ferree, le quali non si può sgarrare. E la partita, ecco, per il momento che ricorderai con più piacere? E partite Pontedera e Siena. E Pontedera ritorno e Siena andata. Anche tu vuoi, ti piacerebbe giocare, arrivare alla prima squadra? Sì, sì. La segui anche così? Sì, sì, la seguo. Bene, sono, insomma, hanno le idee chiare, no? È importante, l'ambizione nel calcio è un aspetto positivo, perché senza ambizione non si cresce. Chiaramente ambizione in senso positivo, certo, in senso buono, non traffoldino, come si dice. Loro devono imparare appunto a sacrificarsi, fanno 4 allenamenti a settimana, quindi è un impegno notevole, la domenica, trasferte lunghe, però... ora dovete tornare in Sardegna, anzi chi ci racconta com'è andata, mi sono dimenticato di chiedere, della Transardegna, siete stati a giocare con l'Olbia, adesso ritornate... Non è una trasferta come le altre, penso, no? Anche come viaggio. È stata un'esperienza bella, e ci siamo divertiti tanto, sia in nave al ritorno, perché all'andata siamo comportati come si deve, perché si doveva giocare la mattina, e quindi è stata un'esperienza molto bella. Che ora vi farete? Sì, domenica. Domenica, con l'Arzachena. Allora, vediamo, facciamo un rapida... Con l'Olbia, scusa, con l'Arzachena ci avete già giocato. Vediamo proprio l'Under 15, il turno, questo pareggio con il Siena, poi Pistoiese batte Carrarese 1-0, Pisa vince con la Lucchese 1-0, Rieti Olbia 1-1, l'Arzachena sconfitto 7-1 in casa del Pontedera. Diamo un'occhiata anche alla classifica, dove in testa troviamo il Pontedera 38, qui è combattuto, Viterbese 37, Pisa 33, Siena 31, Pistoiese 30, Arezzo comunque ben messo a quota 22. Tu, Nicola, sei anche accompagnatore della Berretti? Sì, faccio parte dello staff. Fai della parte Berretti, della Berretti. Perché... Diamo un'occhiata allora anche qui al quadro dell'ultimo turno, dove c'è stato il pareggio 2-2 con il Pisa, gol di Fontana e Sussi per l'Arezzo, Cuneo Siena 3-4, Lucchese 0, Torino 2, Pistoiese batte Olbia 2-1, Pontedera batte Arzachena 1-0, Entella batte Carrarese 3-2, riposava l'Albissola. Per questa classifica il Torino ormai ha vinto il girone a quasi 60, Entella 49, Arezzo 38, Olbia 33, Siena 29 con la Carrarese, Albissola 28, Cuneo 24, Lucchese, Pistoiese, Pontedera, Pisa e Arzachena completano la classifica. C'è un attimo di flessione in questa fase di stagione. Sì, la squadra ha subito diversi problemi di infortuni in questo periodo, specialmente nel settore difensivo, e sta risentendo di questi aspetti. Infatti alcune delle sconfitte recenti sono dovute proprio a errori difensivi, dove hanno giocato giocatori non di ruolo, e quindi le problematiche sono state quelle, mentre nell'attacco bene o male si riesce sempre a segnare, nonostante ci sono state delle prestazioni notevoli tipo con l'Entella e anche con la stessa Arzachena. Quindi diciamo la squadra è comunque a un passo da disputare i playoff, mi basterebbe una vittoria praticamente per essere dentro, perché passano le prime 3 squadre della Lega Pro, quindi togliamo il Torino in questo momento, Entella, Arezzo e Olbia, però c'è una serie di scontri diretti dalle altre 4 squadre, quindi danno la possibilità con una vittoria di poter passare tranquillamente il turno. Un rapido sguardo agli altri campionati, abbiamo visto prima le immagini dell'Under 17, vediamo allora anche qui uno sguardo a che cos'è accaduto. Abbiamo detto dunque del 3-0 del Siena, Pistoiese batte Carrarese 3-1, Lucchese Pisa 0-0, Rieti batte Olbia 2-1, Pontedera batte Arzachena 5-0.
In testa anche qui il Pontedera 34, poi il Siena 32, Viterbese 27, Pistoiese e Arezzo 26. Qui l'Arezzo ancora se la può giocare per arrivare alle fasi finali, se lo meriterebbe anche, e sarebbe il secondo anno consecutivo che c'entra proprio queste finali. E poi Carrarese 23, Rieti 21, Lucchese 19, Olbia 17, Pisa 14, Arzachena 7. Era fermo il campionato Under 16, però non siamo andati in onda la settimana scorsa, quindi diamo un'occhiata anche qui. Avevamo lasciato l'Arezzo appunto con questa sconfitta esagerata nel punteggio per come era andata la partita, il 5-1 subito in casa dal Pordenone, Alma Fano Ravenna 0-0, Imolese San Marino 2-2, Rimini Vispesaro 3-1, questo è il solito mini girone, con il Pordenone grazie alla vittoria di Arezzo è passato in testa 25, Ternana 23, Fano 20, Imolese 15, Rimini 12, Vispesaro 11, San Marino, Arezzo e Ravenna a quota 9. Bene, io vi ringrazio di essere stati con noi, ci rivedremo sicuramente presto, in bocca al lupo ai ragazzi per questo finale di stagione, ci vediamo mercoledì prossimo.